Solo una. Buonasera, benvenuti alla 20ª lezione del nostro corso di italiano per studenti stranieri. Questa è l'ultima lezione, la lezione numero 20. Con la lezione di oggi si conclude il nostro corso. Oggi parliamo ancora di film, di opinioni personali e di recensioni cinematografiche. Impariamo parole ed espressioni utili per descrivere e commentare un film. Impariamo le forme del congiuntivo presente di essere e avere. E infine alcuni aggettivi. Gli aggettivi che si formano con il suffisso vile, come credibile o incredibile, possibile, eccetera. Va bene, possiamo cominciare? Cominciamo. Lunedì abbiamo parlato di cinema, di film, e ci siamo salutati con questa domanda. Avete delle attrici o degli attori preferiti? Chi sono? Quali loro film avete visto? Sono tre domande. Masuda, hai delle attrici o degli attori preferiti? Io no. No? A me piace tutti. Ah, ti piacciono tutti, sì. Tutti gli attori, non hai preferenze? No. Dipende che cosa facciano i film. Quindi dipende dai film, sì. Certo. Va bene, ma guardi soprattutto i film americani? Sì, sempre. Sempre. Allora, qui ci sono alcune espressioni che possiamo usare per parlare di un film, per raccontare la trama di un film. Trovate questa attività tra i materiali della lezione, buonasera, tra i materiali della lezione 19. Allora, per parlare di un film, prima di tutto dobbiamo dire qual è il titolo del film. Il film si intitola. Il film si intitola La vita è bella, per esempio. Questo è il verbo intitolarsi. È riflessivo. Il film si intitola. Siamo a pagina 2 dei materiali di lunedì, sì, la lezione 19. Poi, il film è ambientato in, per esempio, il film è ambientato in Italia, oppure è ambientato a Roma. Va bene? O possiamo anche fare riferimento al periodo, al tempo. Il film è ambientato all'inizio del Novecento. O il film è ambientato 10 anni fa.
Usiamo questa parola ambientato. Oppure anche la storia si svolge. La storia si svolge a Roma ai giorni nostri. È una storia attuale. Poi possiamo parlare dell'argomento del film. È un film su, per esempio, è un film sulla vita dei ragazzi di oggi. È un film su, datemi un suggerimento. È un film sulla natura, sì. In questo caso è meglio dire allora è un documentario, vero? I film che parlano della natura, degli animali, sono di solito documentari. Poi parliamo dei personaggi. Il personaggio principale è il protagonista. Si chiama protagonista, il personaggio principale. Protagonista è maschile e femminile. Possiamo dire il protagonista è, il protagonista è un ragazzo, la protagonista è una ragazza. Il nome è sempre protagonista con la lettera A finale. Se i protagonisti, i personaggi principali, sono due o più di due, usiamo il plurale, i protagonisti sono. Un personaggio importante è il mio attore preferito, la mia attrice preferita interpreta il personaggio di. Questo è il verbo interpretare. È il verbo che usiamo quando parliamo di quello che fa l'attore. L'attore interpreta un personaggio. Ok? Va bene. Va bene, allora potete conversare in coppia, vi do un po' di tempo, prima pensate a un film che vi piace molto, il vostro film preferito o anche un film che avete visto recentemente. Ecco, pensateci e poi fate questa attività in coppia. Anche gli studenti che ci seguono da casa possono esercitarsi nella produzione orale e raccontare un film.
Bene, allora riprendiamo. Masud? Io ho parlato della serie TV. Una serie TV, sì. Si chiama Game of Thrones. Sì. Questo season, l'altro season in italiano. Stagione. Questa stagione è l'ultima stagione. Questa stagione femminile, sì, è l'ultima. Finisce dopo 9 anni. Ah, dopo 9 anni. Mm. Molto famoso. Sì. Un po' fantascienza. Tu dici che c'è un po' di fantascienza? Sì. Secondo me è più fantasy. Fantasy. Una serie fantastica. Il genere è fantastico. Sì. Un po' action. Sì. Un po' orrore. Un po'. Pochissimo. Ah, pochissimo. Sì, quindi è anche una serie di azione. Sì. C'è molta azione, sì. C'erano tanti protagonisti mm? Che portano in ogni episodio. In ogni episodio una persona muore. Ah, in ogni episodio muore una persona? Sì. Ah. Ma ci sono dei personaggi che restano fino alla fine? Sì, sì, ancora rimane 5-6 persone, ma non lo so, alla fine rimarrà ancora o muore. Ma per esempio la ragazza bionda. Sì, questo ancora è qui. Lei c'è ancora, va bene. E perché ti piace questa serie TV? Perché ti piace? Per me, io sempre guardo TV serie e film. Mm. E questo non è il mio più preferito. Ah, non è la tua serie preferita? Non è il mio top 10, ma questo anno in tutto il mondo è il top 1. Top 1. Ma ancora non lo so perché, ma per me non è in top 10. Allora, sì, non è nella tua classifica delle 10 serie TV migliori. Ma questa stagione è molto bella. Questa stagione è molto bella. Va bene, Youssef? Allora, io ho parlato di un film che si chiama Blood Time. In italiano, Gli avventi di Saul. Ah. È un film del 2006. Un film del 2006, non lo conosco. Hai già visto? Sì, quello. È un film drammatico con un po' di mistero. Mm. Dov'è ambientato? È ambientato in Africa. Mm. Sì. Parla di quelle guerre che si sì, quelle in Africa di lamenti, perché le guerre di? Di avviamenti. Diamanti. Ah, ho capito. Intorno alla distribuzione degli schiavi nelle grotte. Ho capito. Sì, sì, sì. Ho capito. Sì, quindi l'attore principale è Leonardo DiCaprio. E che personaggio interpreta? Chi è Leonardo DiCaprio in questo film? Quella persona che va a cercare un diamante. Ah, va a cercare un diamante? Sì. Poi gli altri vogliono andare. Quindi è un film d'azione? Sì, c'è anche l'azione. C'è anche l'azione. Va bene. Allora, adesso impariamo un po' di aggettivi per commentare un film. Un film può essere appassionante, quando il film ci prende, è molto bello e noi siamo incollati allo schermo. Può essere appassionante, divertente, coinvolgente come appassionante. È un film che ci cattura, ci prende.
commovente, impegnato, serio. Conoscete la parola commovente? No? Youssef? Un film che suscita emozioni. Per esempio, ci sono dei film che ci fanno piangere. Sono film commoventi, sì. Film di arte, come indiani. Come? Film di arte, film di indiani. I film indiani sono commoventi? No, ce l'abbiamo già Un film impegnato, per esempio un film che affronta un problema sociale o un film storico che riguarda un fatto storico. Sì. La trama del film può essere avvincente quando è una trama fatta bene, scritta bene, che funziona. Complicata se ci sono tante storie intrecciate, tante storie legate tra di loro. Oppure può essere semplice o lineare. La trama può essere originale, nuova. No, non in quel senso originale. Originale nel senso di non banale, nuova. Una trama diversa da altri film, particolare. I personaggi possono essere ben interpretati quando gli attori sono bravi, convincenti, credibili. Il tema può essere interessante, attuale, difficile. Ci sono dei temi difficili da trattare in un film. Temi politici, per esempio, sì. Conoscete altri aggettivi che possiamo usare quando parliamo di film? Vi vengono in mente altri aggettivi? Bellissimo. Bellissimo, sì, anche. Noioso. Sì, noioso. È vero, può essere anche noioso. Bellissimo, noioso. Poi la trama, per esempio, può essere, io prima ho detto che originale è il contrario di banale, una trama può essere banale. Avete capito il significato? Sì. Banale, prevedibile. Quando noi guardiamo l'inizio del film e già sappiamo come finirà. Un film può anche essere brutto, Perché no? Anche brutto. Poi, va bene. Avete altri suggerimenti? Andiamo avanti. Allora, questi sono aggettivi che potete usare per descrivere un film. Per esempio, Masud, un film o una serie TV? Masud, la serie TV di cui hai parlato prima, come può essere definita?
dipende di stagione. Ah, dipende dalla stagione. La stagione tre o quattro per me era banale. Ah. Non mi piace più niente, ma il primo o il secondo era adesso il otto originale. Un po' complicato, ma complicato in modo molto buono, non è... Sì, allora la trama è complicata, complicata, cioè ricca di storie, di eventi, di personaggi, e è originale. E i personaggi, secondo te, sono ben interpretati? Sono convincenti? Dipende, non tutti episodi, ma... Così così, alcuni sì e altri no. Altri più esagerati. Alcuni sono un po' esagerati. Sì. E gli attori sono bravi, secondo te? Sì. Sì. Alcuni non sono... non erano famosi prima. Non erano famosi prima. Sono attori americani. Americani anche... Inglesi, anche inglesi, anche di Australia, tutti i mondi, ma, sì. Quindi anche inglesi e australiani, va bene. E secondo te il tema è interessante? Sì, interessante. Ci sono vari temi, sì, sì. È una serie che affronta tanti temi. Youssef, il film... che hai descritto prima, come si può definire? Serio? Interessante. Interessante, sì. Il tema è interessante. Sì, il tema è interessante. Sì. La trama, come si può definire? È una trama avvincente? Sì, sì. È complicata oppure una trama lineare? Lineare, ma non è anche complicata. Una via di mezzo? Sì. Va bene. Ed è una trama originale? Sì, sì, originale. È una storia vera. È una storia vera? Ah, sì. Allora, questo è un altro discorso. Racconta una storia vera questo film. Sì, sì, vera. Va bene. Bene. E gli attori sono bravi? Sì. Sì. Soprattutto Leonardo DiCaprio. Sì. Quindi i personaggi sono ben interpretati? Sì, sì. Va bene. Allora adesso leggiamo questo commento che avete sempre tra i materiali della lezione 19. Andiamo avanti e leggiamo questo commento scritto da un giovane spettatore. Penso che Profondo Rosso sia il miglior film di Dario Argento e uno dei 5 film horror più belli di tutti i tempi. Il genere può anche non piacere, ma questo è un altro discorso. Credo che il film di Dario Argento abbia fatto scuola, diventando una fonte di ispirazione per tanti registi successivi. Inoltre ritengo che tutti gli interpreti siano davvero bravi e che la colonna sonora e l'ambientazione abbiano la capacità di rendere la storia ancora più avvincente e inquietante. Secondo me, le altre pellicole del regista non sono allo stesso livello. Alcuni trovano che sia un film datato, superato. Non sono assolutamente d'accordo. È un grande classico. Allora, avete capito questo commento? È un commento positivo o no?
Molto positivo, Sì. vero? Sì, molto positivo. Fatto e scuola, questo è anche positivo. Fatto e scuola. Non ho capito. Dario Argento, abbia fatto e scuola. Questo è una Abbia collaborazione. fatto scuola, sì. Questo, in che senso è fatto e scuola? Ah, Dario Argento ha insegnato ai registi che sono venuti dopo, cioè i registi successivi si sono ispirati a questo film, hanno preso idee da questo film, hanno preso spunti da Profondo Rosso, in questo senso ha fatto scuola. Dario Argento è il nome del regista, è un regista famoso in Italia. Ha diretto diversi film che appartengono a questo genere. È un genere tra l'horror e il thriller, il giallo. Vediamo se ci sono parole che non conoscete in questo commento. Avete capito l'espressione fonte di ispirazione? È quello che ho detto prima. Fonte di ispirazione per tanti registi successivi. Sapete che cos'è la colonna sonora di un film? La musica? Sì, la musica. L'ambientazione? Che cos'è l'ambientazione? Il luogo, sì. Questo film è ambientato a Torino. Sì, è un film italiano. Poi qui c'è l'aggettivo inquietante che non abbiamo incontrato prima. Spesso i film di questo genere sono inquietanti, mettono inquietudine, ansia, tensione. Poi c'è questo nome che è un sinonimo di film, la pellicola, il film. Sì. Allora, le altre pellicole del regista sono gli altri film di questo regista, Dario Argento. Poi, questo spettatore dice, alcuni trovano che sia un film datato, superato. Significa un film vecchio. Poco attuale. È un film degli anni 70. Se non ricordo male, è del 1975. Sì, Questo spettatore non è d'accordo, dice: "Non sono assolutamente d'accordo. È un grande classico, un classico." Va bene. Allora è chiaro questo commento? Sì, bene. Allora attenzione. Il commento che avete letto, questo, contiene alcune opinioni personali. Vi chiedo di sottolineare i verbi che l'autore usa per introdurre delle opinioni. I cosiddetti verbi di opinione, quei verbi che noi usiamo per esprimere un'opinione. Lo facciamo insieme? Allora, il primo è proprio all'inizio, penso, sì. Poi? Credo, sì.
Ritengo. Sì, ritengo è un sinonimo di penso. Ritengo. E poi c'è. Però secondo me non è un verbo. Noi dobbiamo considerare solo i verbi. Sì. Secondo me è un'espressione che si usa per introdurre un'opinione. È come dire a mio parere, come l'inglese in my opinion. Ma non è un verbo. Noi adesso dobbiamo guardare solo i verbi. Poi c'è l'opinione di altre persone. Trovano, benissimo, sì. Alcuni trovano che. Qui trovano che è come pensano che. Il verbo trovare qui ha lo stesso significato. Quindi ricordate che trovare significa prima di tutto trovare una cosa persa, per esempio non trovo le chiavi, poi guardo nella borsa e le chiavi sono nella borsa, ho trovato le chiavi. In questo caso invece trovare è un sinonimo di pensare, pensare, credere. Bene, allora abbiamo trovato il verbo pensare, il verbo credere, il verbo ritenere, il verbo trovare. Ce ne sono anche altri, ma noi adesso guardiamo solo questi, consideriamo questi verbi, che si chiamano verbi di opinione. Appartengono alla categoria dei verbi di opinione. In questo testo i verbi di opinione sono seguiti dalla congiunzione che, penso che, credo che, trovano che, e da un altro verbo. Adesso cerchiate, quindi fate un cerchio, cerchiate e osservate i verbi usati dopo, credo che, penso che, ritengo che, trovano che. Leggo la prima frase. Penso che Profondo Rosso sia il miglior film. Sia. Sia. Benissimo. Allora io uso il colore. Usiamo il colore azzurro. Penso che sia. C'è un verbo di opinione e poi nella seconda frase, nella frase secondaria, c'è questo verbo sia. Poi, credo abbia. Che abbia. Ritengo che. Siano. E alcuni trovano che. Sia. Ah, ne abbiamo saltato uno. Ritengo che, perché qui ci sono due frasi, ritengo che tutti gli interpreti siano davvero bravi e che la colonna sonora e l'ambientazione abbiano. Sono due frasi secondarie che dipendono da questo verbo, ritengo. Ritengo che siano e che abbiano. Va bene? Benissimo. Allora, abbiamo trovato sia, abbia, siano e abbiano. Secondo voi, queste forme verbali, che forme verbali sono? Qual è il modo verbale usato? Il congiuntivo, sì. Il congiuntivo presente. Sia, siano, abbia, abbiano sono forme di congiuntivo presente. Sia e siano. Qual è l'infinito?
Sono forme del verbo essere. Sì, abbia e abbiano sono forme del verbo avere. Bene. Allora, adesso possiamo completare questa tabella che avete anche voi con il congiuntivo presente di essere e avere. Io sia, tu sia, poi lui, lei e lei, forma di cortesia. La forma che avete trovato nel testo, sia. Noi siamo, voi siate, loro siano. Attenzione alla pronuncia, non diciamo siano, ma siano. Siano. Io abbia, tu abbia. Lui, lei, abbia. Noi abbiamo, voi abbiate, loro abbiano. Non è difficile da ricordare il congiuntivo presente, perché le prime tre persone sono uguali, guardate. Sia. Io, tu, lui, lei. Non cambia, è sempre sia. Abbia. Uguale. Poi, guardate noi, la prima persona plurale, noi. Noi siamo, noi abbiamo. Sono uguali alle forme del... No, noi siamo... Noi abbiamo. Che cosa vi ricordano? Il presente indicativo, vero? Sì. Quindi il tempo presente del modo indicativo, il primo tempo verbale che avete imparato. Sì, io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, noi abbiamo. Allora il congiuntivo è uguale, noi siamo, noi abbiamo. Poi, attenzione, perché la persona voi, la seconda persona plurale, invece cambia, è siate con la A, siate, e abbiate con la A. Siate e abbiate. Loro siano, abbiano. Allora, sia come lui, sia, e poi no. La sillaba no. Siano, abbiano. Voi avete sicuramente notato che le lettere NO, no, caratterizzano la persona loro, vero? Lo possiamo notare in tanti tempi verbali, sì. Allora, loro siano, loro abbiano. Adesso facciamo questo facile esercizio che voi avete all'inizio della lezione 20. Sì. Essere o avere, indicativo o congiuntivo? Dovete usare il verbo essere o il verbo avere all'indicativo o al congiuntivo. Fate attenzione. Vi ricordo che l'espressione secondo me non si usa con il congiuntivo, si usa con l'indicativo. Sono, sì. Poi, Youssef, secondo te nella seconda frase che verbo dobbiamo usare? Essere. Sì, dobbiamo usare il verbo essere, l'indicativo o il congiuntivo? Il congiuntivo. Il congiuntivo.
Trovo che il cinema d'azione sia, bravo, sia un po' monotono. Monotono significa banale, ripetitivo. L'espressione per me è come l'espressione secondo me. Sì, usiamo l'indicativo. È più rilassante che andare al cinema. Quattro, penso che tu. Penso che tu Abbia. Sì. non è come secondo me. No, perché penso è un verbo. Penso Ah, che. ok, pensavo che. La frase che contiene l'opinione, questa, è una frase secondaria perché dipende da penso che. Penso che tu abbia. Ecco, guardate la differenza. Penso che tu abbia ragione, per me o secondo me tu hai ragione. Qui dobbiamo usare il congiuntivo, qui l'indicativo. Ok, poi c'è la frase 5. Molti ritengono. Con avere, No, no? questo è il verbo esserci. Ci sono. Molti ritengono che Ci siano. ci siano, bravo. Conoscete il significato di capolavoro? Un capolavoro. Questo è il significato di sì, capolavoro. Capolavori è il plurale. Sei. Nella frase 6 all'inizio c'è ritieni che, è sempre il verbo ritenere. Io ritengo, tu ritieni. Sì, bisogna usare il verbo essere. Sì, sia. Ritieni che andare al cinema sia una perdita di tempo? Sette, allora qui ci sono due verbi. Gli attori di questo film abbiano Bravo, sì. Sì, talento per che i personaggi siano. no? Bravo. Va bene. Qui c'è l'espressione avere talento. Va bene. Adesso leggiamo la recensione di un film recente, un film abbastanza nuovo, di qualche anno fa, del regista italiano Giuseppe Tornatore. Questa recensione è presa da un dizionario dei film che si chiama Il Morandini, è il titolo di questo dizionario.
il film è La migliore offerta. L'avete visto? Lo conoscete? No? È un film di un regista italiano, ma gli attori, come potete vedere, non sono italiani. Ecco, è un film del 2012. 5 anni fa. No, 7 anni fa. Ben 7 anni fa. Va bene, chi vuole leggere questa recensione? Comincio io? Va bene, prego. Virgil Oldman è un banditore d'aste richiestissimo, gira il mondo durante le ambienti esclusive ed è anche un infallibile esperto d'arte. Schivo e solitario. Vive una casa lussuosa, zitta da una stanza non data dove sono esposti innumerevoli ritratti femminili. Va bene, grazie. Ci sono un po' di parole lunghe, però. Per esempio infallibile, impreziosita, innumerevoli significa numerosi, tanti. Va bene, Masud? Sono loro il suo vero e unico amore. Quando viene chiamato da Claire. Una giovane che vorrebbe far valutare i beni ereditati in una ficcia villa. Mm-hmm. All'inizio è restio. Sì, la pronuncia è restio. Restio. All'inizio è restio, ma poi viene incuriosito. Sì. Incuriosito dal atteggiamento. Sì. Dal atteggiamento scostante della donna che si nega alla sua vista affermando di essere agorafobica. Agorafobica, sì. Conoscete il significato di agorafobia? Sì, la fobia. Sì, è una paura, sì. Poi c'è un esercizio e c'è anche questa parola nell'esercizio. Quella figura reale ma inavvicinabile. Sì? Si trasforma per lui in un'ossessione per rilassare un film che fa dell'ambiguità. Ambiguità. La sua caratteristica dominante. Tornatore si allontana dalla sua Sicilia per abbondare alla raffinata atmosfera di Vienna. Il film è tra i migliori del regista per struttura narrativa, suspensa e ambientazione, sì. Conoscete questa parola, vero? Suspense. Va bene. Tante parole lunghe, difficili da leggere. Allora, vi sembra una recensione positiva? Sì, vero? È positiva.
Allora, prima di rileggere questo testo e di considerare le parole che non conoscete, vi chiedo di fare questo esercizio che è proprio sulle parole, sul lessico. Allora, trovate nel testo le parole o le espressioni che hanno i seguenti significati. Allora, non è difficile perché sono in ordine. Ciao! Tutto bene? Va bene, allora vi lascio un po' di tempo, potete anche collaborare, lavorare in coppia. In tre. Bene, avete finito?
Ne mancano due? No, solo due parti. Ah, ne ho già visto. Cos'è difficile? Sì. Agorafobica, una persona agorafobica è una persona che soffre di agorafobia. Potete anche avvicinarvi con la mano di tutti i tre. Che dirige la vendita nelle aste si chiama Banditore, ho scritto all'inizio, Banditore d'aste. Allora, vediamo quello che avete fatto e poi andiamo avanti da soli, cioè andiamo avanti insieme, andiamo avanti insieme. Chi dirige la vendita nelle aste pubbliche? Come si chiama? Il banditore. Sì, banditore d'aste, sì. Sì, o semplicemente banditore. Meglio l'espressione completa, banditore d'aste. È un lavoro particolare. Poi, protetta con eccezionali misure di sicurezza. Ambienti e ambienti esclusivi? No, ambienti esclusivi significa ambienti frequentati da persone ricche, potenti. Sì, ambienti di lusso, sì. Dovete cercare un femminile singolare. Guardate, qui c'è il femminile, protetta. No? Blindata, sì. Blindata. Una stanza blindata, cioè una stanza che ha un sistema di sicurezza e quindi è difficile entrare. Perché questa stanza è blindata, secondo voi? Perché ci sono queste misure di sicurezza che proteggono la stanza? Che cosa c'è in questa stanza? Tante cose di un caro. Sì, tanti? Qua? Tanti quadri. Tanti quadri, sì. Tanti quadri antichi, preziosi, di valore. Allora, quadro che raffigura una persona. Come si chiama un quadro che rappresenta una persona? Sì? E in italiano? No? Sì, innumerevoli significa numerosi, tanti.
Tanti? Sì. Sì, io qui ho usato il singolare, quindi ho scritto quadro, allora ritratto. Nel testo si parla di ritratti perché sono tanti quadri. Poi, allora, che si mostra contrario, poco disposto a fare qualcosa, poco disponibile. Secondo voi? Andiamo avanti. Allora, sono loro, cioè i quadri, i ritratti, il suo vero e unico amore. Quando viene chiamato da Claire, una giovane che vorrebbe far valutare i beni ereditati in un'antica villa, all'inizio è restio, ma poi viene incuriosito dall'atteggiamento scostante della donna. Lui è restio all'inizio, lui, Virgil, il protagonista, ma poi viene incuriosito. Restio, quindi all'inizio è contrario, all'inizio non vuole fare questo lavoro. Claire lo chiama per avere una valutazione della sua villa antica e di tutte le cose antiche che ci sono in questa villa. Lui all'inizio è restio, significa che è contrario, non vuole, non è disposto a fare questo lavoro. Restio. Ma poi viene incuriosito, significa poi prova curiosità, diventa curioso, viene incuriosito dall'atteggiamento scostante della donna che si nega alla sua vista, affermando, dicendo di essere agorafobica. Allora, secondo voi, qui c'è una parola che significa poco socievole? Affermando. No, affermando è il verbo affermare che significa dire. Scostante, bravo. Poco socievole, scostante. Una persona che tiene gli altri a distanza. Poi, che ha una paura patologica degli spazi aperti. Sì, agorafobica, quindi questa ragazza, Claire, è agorafobica, paura, ha paura di uscire di casa. Quindi vive chiusa nella villa antica. È una malattia, sì. Voi sapete che tutte le parole che finiscono con fobia indicano una paura però patologica, quindi una malattia. Poi dovete trovare un aggettivo che ha questo significato, ricercate, eleganti. Sì, benissimo, raffinate. Le raffinate atmosfere di Vienna. Conoscete Vienna? Sì? La capitale dell'Austria. Sì. Allora, i film di questo regista
tornatore, sono per lo più ambientati in Sicilia. Questo film è ambientato a Vienna, cambia l'ambientazione. E adesso dovete trovare un aggettivo con il significato di prevalente. Un sinonimo di prevalente. No. Prevalente significa che prevale, che è più importante. Dovete guardare questa parte, questa. Sì, viene prima, scusate. In questo caso dobbiamo tornare indietro. Raffinate qui. Tornate indietro. Ambiguità, no? Allora, è un film che fa dell'ambiguità la sua caratteristica dominante. Sì, dominante o prevalente. La caratteristica principale, ecco, possiamo anche dire principale, che forse è più facile per voi. Principale. Allora, è un testo difficile perché è un testo che io ho proprio preso online, ho modificato poche parole e ho lasciato tante parole difficili, perciò non dovete preoccuparvi se non riuscite a capire tutto. Questo è il linguaggio usato nelle recensioni di film, di libri. Allora, rileggo il testo. Virgil Oldman è un banditore d'aste richiestissimo, gira il mondo in ambienti esclusivi ed è anche un infallibile esperto d'arte. Che cosa significa richiestissimo? No. Questo è un superlativo, vero? Significa molto richiesto. Molto richiesto? Sì, molto... Sì, le persone lo cercano, sì. Perché è molto bravo come banditore. Allora è molto richiesto nel suo campo lavorativo. Poi gira il mondo, è chiaro? Viaggia molto, sì. Ed è anche un infallibile esperto d'arte, un esperto d'arte che non sbaglia, infallibile. Sì, quindi è capace di riconoscere un vero da un falso, un quadro vero, un quadro antico da una copia. Poi, schivo e solitario, vive in una casa lussuosa. Secondo voi che cosa significa schivo? Schivo e solitario. Avete mai trovato questa parola? No? Riservato. Sì, sì, è quasi un sinonimo di solitario. È una persona che vive da sola e parla poco con gli altri. Schivo hai un'altra significato o solo questo? Un'altra? Un altro significato?
No, solo questo, riservato. Lo scrivo qui. Riservato, geloso della sua vita privata. Non vuole condividere la sua vita privata con gli altri. Poi vive in una casa lussuosa, una casa di lusso, una casa ricca. Impreziosita significa resa preziosa, quindi è una casa di lusso, ma è ancora più preziosa perché? Perché c'è una stanza con tanti quadri. Sono tutti ritratti femminili, tutti ritratti di donne. Sì, ma sono loro il suo vero e unico amore, cioè i ritratti. Ma questo è un vero esterno o no? C'è un persona come questo? Non credo, non mi pare, non credo che sia una storia vera. Allora, quindi lui è innamorato dei suoi quadri e sono le sue uniche donne, le donne dei quadri, dei ritratti. Non è sposato. Quando viene chiamato da Claire, una giovane che vorrebbe far valutare i beni ereditati in un'antica villa, all'inizio è restio, ma poi viene incuriosito dall'atteggiamento scostante della donna. Allora, lui è chiamato, viene chiamato, significa è chiamato, da una ragazza, una giovane. Una giovane che vorrebbe far valutare i beni, cioè le cose, gli oggetti, i mobili, i quadri, ereditati. Avuti dai genitori. I genitori di Claire sono morti e i genitori li hanno lasciato in eredità. Ok? Le hanno lasciato, hanno lasciato a Claire la villa e tutte le cose che sono nella villa. Anche Clara era ricco? Sì, sì. I genitori di Clara avevano una villa antica con tanti mobili antichi. I genitori sono morti e lei è diventata la proprietaria di tutto. Lei vuole vendere e vuole sapere qual è il valore. Sì. Non solo non della villa, ma di tutti i mobili, i quadri che ci sono nella villa. All'inizio è restio, quindi all'inizio lui non vuole fare questo lavoro, ma poi viene incuriosito dall'atteggiamento poco socievole della donna, che si nega alla sua vista. Significa che lei non vuole farsi vedere, si nasconde. Si nega la sua vista, si nasconde. Sta nascosta in una stanza e non vuole mostrarsi. Affermando di soffrire di agorafobia, di essere agorafobica. Quella figura reale ma inavvicinabile si trasforma per lui in un'ossessione. Avete capito il significato di inavvicinabile? Che non può essere avvicinata. Una persona che si tiene lontana, che non vuole farsi vedere, non vuole avvicinarsi. Per realizzare un film che fa dell'ambiguità la sua caratteristica dominante, Tornatore si allontana dalla sua Sicilia per approdare alle raffinate atmosfere di Vienna.
Il film è tra i migliori del regista per struttura narrativa, suspense e ambientazione, quindi l'ambiguità è la caratteristica dominante di questo film. Avete capito il significato di questa parola? Benissimo, va bene. Allora, struttura narrativa, la struttura della storia, come è organizzata la storia. Allora, quindi abbiamo trovato questi aggettivi nel testo, infallibile, e io vi ho detto che significa che non può fallire, che non può sbagliare. Deriva dal verbo fallire, fallire, infallibile. Una persona che non può fallire, non può sbagliare. Inavvicinabile, che cosa significa? Che non può essere avvicinato. Altri esempi sono realizzabile, che può essere realizzato, viene dal verbo realizzare, realizzare, realizzabile. E c'è anche il contrario, che è irrealizzabile, che non può essere realizzato. Un altro esempio è credibile, che può essere creduto, credibile. Il contrario è incredibile. Incredibile, che sicuramente conoscete, incredibile si usa molto. Allora, in questi aggettivi che sono derivati da verbi, vengono dai verbi. Bile indica possibilità, per esempio realizzabile che può essere realizzato, c'è l'idea della possibilità. In genere, allora, come si formano questi aggettivi? In genere i verbi nare perdono are, prendono il suffisso. Il suffisso è l'ultima parola, l'ultima parte di una parola. Allora, per esempio, realizzare, realiz, a, abile, vero? Realizzabile. Allora, realizzare, realizzabile. Invece, in genere, i verbi in ere e in ire perdono ere e ire e prendono il suffisso. Guardate l'esempio di credibile. Credere. Ibile, sì. Abile, ibile. Realizzabile, realizzare, realizzabile, credibile, credere, credibile, credibile. Ce ne sono tanti, per esempio, fate attenzione a questi. Da bere abbiamo bevibile, da comprendere comprensibile, vedete sono leggermente diversi rispetto all'infinito. Sono casi particolari. Da fare abbiamo la forma fattibile, una cosa che si può fare. Per esempio, com'è l'esame? L'esame è fattibile, si può fare, facile. Possibile, che usiamo tanto, dal verbo potere. Visibile, che viene dal verbo vedere. Dal verbo vedere. Visibile, che si può vedere, che può essere visto. Per formare l'aggettivo negativo, mettiamo il prefisso in all'inizio. Per esempio, credibile diventa incredibile. Ok? Incredibile è il contrario. Possibile, impossibile. Ecco, attenzione, fate attenzione perché questo in la N di in può cambiare. Diventa una M
Guardate gli esempi. Quando diventa una M, imbevibile, immangiabile, imperdibile. Diventa una M davanti a B. Bevibile, imbevibile. Vedete, c'è M. Mangiabile, immangiabile. M. Vero? Un'altra M, sì. Perché l'aggettivo è mangiabile, una cosa che si può mangiare. Immangiabile è il contrario. E poi abbiamo anche l'esempio di imperdibile, che non si può perdere. P. Invece, guardate l'esempio illeggibile, che non si può leggere. In diventa il davanti a L. Irrealizzabile, in diventa ir davanti a R. Sì. Conoscete altri aggettivi? Come questi. Conoscete altri esempi? Impossibile, sì, che è il contrario di possibile. Sì, allora in realtà, per esempio, tutti questi si possono modificare e possiamo creare il contrario di questi, vero? Di questi aggettivi. Anche incomprensibile, vero? Incomprensibile o invisibile, invisibile, una cosa che non possiamo vedere. Va bene, comunque. Sicuramente ne incontrerete tanti di aggettivi in bile, perché ce ne sono tanti. Ecco, adesso sapete che questa parte finale della parola, si indica possibilità ed è tipica degli aggettivi. Va bene. Allora, adesso ci fermiamo qua. Prima di salutarvi, facciamo un esercizio sui verbi molto veloce. Allora, guardate, è un esercizio per ripassare i verbi. Allora, è un puzzle. Sotto questo puzzle c'è una frase. Partiamo da dovremmo. Youssef, dovremmo. Che cos'è? Futuro, imperfetto, passato prossimo, condizionale, dovremmo. Condizionale. Va bene, è condizionale. Poi avrò voluto. Sì? Futuro anteriore. Futuro anteriore, bene. Parfait, faremo con una M, futuro semplice, sì? Volevano. Imperfetto, sì. Saranno andati? Saranno. Futuro anteriore. Sì. Oh no. Sì, scusate, passato prossimo, sì. Poi, volavamo imperfetto? Benissimo.
Andavate imperfetto. Attenzione, non vorrai, ma vorrei. Condizionale presente. Sì. Sarà il futuro semplice. Futuro anteriore, sì. Verresti è un condizionale, sì. Secondo voi che frase c'è sotto? Andiamo avanti, proviamo a eliminare hanno detto. Hanno detto è un passato prossimo. Andrò, futuro semplice. Sì, vediamo se completate, riuscite a completare la parola. Anima, sì. Anima, benissimo. Imparate una nuova lingua e avrete una nuova anima. Questa è la frase nascosta. Va bene. Benissimo, allora torniamo. Torniamo alla webcam. Vi ringrazio molto per aver partecipato a questa lezione e a tutto il corso, e al corso nel suo complesso. Grazie e buona serata. Saluto anche gli studenti che seguono la lezione da casa. Buona serata a tutti.